Buonasera a tutti gli investitori, Pietro Riglia, responsabile del blog Un Occhio sui Mercati Azionari per Trend Online con la nostra rubrica giornaliera dedicata al commento di chiusura sui principali mercati azionari del vecchio e continente. E la nuova settimana si è aperta all'insegna della cautela sui principali mercati europei e ricordo sullo sfondo rimangono sempre presenti timori riguardanti la ristrutturazione del debito greco e mentre in settimana entrerà nel clou la stagione dei trimestrali, oltre ricordo anche che in apertura di giornata sono arrivati i dati macro riguardanti la bilancia commerciale cinese che ha visto le proprie esportazioni scendere del 15% nell'ultimo mese e questo pone seri dubbi per quanto riguarda la lettura del PIL attesa in settimana appunto dal colosso asiatico. Dicevamo è stata un'apertura di settimana cauta quella odierna, mentre sul valutario poco da segnalare e con l'euro che continua il suo trend discendente che dovrebbe portarlo, come anticipato nella rubrica settimanale, il portafoglio azionario che potete trovare ogni weekend sul canale YouTube di Trend Online, dovrebbe portarlo nelle prossime ore al test dei minimi di periodo posti in area 1,045, sotto i quali si aprirebbero nuove posizioni short con possibili target, la parità nel confronto appunto del biglietto verde 1 a e 1. Il buon dato arrivato invece al contrario della produzione industriale italiana e spinge in alto il nostro FTSE MIB che va a toccare i livelli massimi degli ultimi 4 anni. Siamo sulla soglia dei 24.000 punti e attenzione perché al rialzo i prossimi target sono posizionati in area 24.500 punti. Segnalo comunque che nel breve non dovrebbero sorprendere possibili ed eventuali prese di beneficio anche per scaricare alcuni indicatori che nel brevissimo, ripeto ancora, stanno raggiungendo alcuni livelli di eccesso. E per quanto riguarda il mercato azionario, andiamo ad esaminare uno dei titoli anticipati durante la rubrica settimanale che è appunto Danieli Risparmio, titolo che dopo essersi confermato sopra le resistenze posti a 16 euro va a toccare nella giornata odierna il primo target rialzista posto sotto la soglia 17 euro. Ricordo una chiusura superiore abbiamo avuto nella giornata odierna con volumi in aumento e questo pone le basi per una continuazione di questo trend rialzista innescatosi fin da metà gennaio 2015 con prossimi target posti in area 17,80, 17,90 euro. Ricordo sempre chi fosse interessato a servizi di report e segnali operativi, basta consultare la pagina Premium Trend Online, scrivere una mail che avete sullo sfondo, ma più semplicemente cliccare in alto l'icona a destra che vi porterà alla pagina lancio per quanto riguarda la sottoscrizione e dei servizi. Ricordo un servizio di report, segnali operativi intraday, ma soprattutto multiday, ricatta d'azione, ETF, commodity e valute, non solo con l'uso delle mail, ma anche degli SMS. Con questo è tutto, l'appuntamento è a domani sera. Ancora una volta, buona serata a tutti e buon trading.